Parliamo con Orazio e Roberto Di Paolo, i titolari della Di Paolo Arredamenti, una grande realtà in Abruzzo con tre showroom che da oggi è presente anche nelle Marche a San Benedetto del Tronto. Niente, oggi diciamo che si corona un sogno che rincorriamo da circa una ventina d'anni. Praticamente siamo molto soddisfatti per aver realizzato questa struttura. È frutto del nostro impegno, di tutto il lavoro fatto insieme ai nostri collaboratori che sono magnifici, quindi un plauso va soprattutto a loro. E niente, speriamo che le cose vadano bene, ci metteremo il massimo impegno per poter dare sempre il massimo ai nostri clienti e realizzare le più belle case del mondo. Ecco tutto qua. La vostra attività esiste da oltre 50 anni. È nato tutto da Mimì, vostro padre. Sì, vero. È una persona molto in gamba che ci ha lasciato un testimone che noi abbiamo preso con entusiasmo e con voglia di crescere. Questo per noi è stato proprio un gradino in più per mettere qualcosa in più per noi e per dare soddisfazione alle sue basi, ai suoi obiettivi principali, e che in futuro ci possa portare altro entusiasmo, ma già succede perché la piazza di San Benedetto ci ha accolto con molto entusiasmo e quindi ci darà l'iniziativa e la voglia di fare di più. In questo periodo storico è stata vissuta molto di più la casa e tutti abbiamo rivalutato l'importanza di acquistare mobili di qualità. La casa, specialmente in questo periodo di pandemia, è diventata una cosa molto centrale per tutte le famiglie. La qualità dei prodotti è stata sempre una cosa importante, oggi ancora di più. Noi abbiamo fatto una selezione, un assortimento di aziende, di brand, di prodotti che già da come li potete guardare sono veramente il massimo. Grandi marchi made in Italy, ma non solo. Sì, sì, tutti i marchi migliori made in Italy e anche i marchi più grandi a livello internazionale. Diciamo che racchiudiamo un po' tutto quello che è il meglio dell'arredamento sia nazionale che internazionale. La Di Paolo Arredamenti offre tanti servizi, non solo la vendita. Diciamo che oltre a questa struttura abbiamo altri tre punti vendita, soprattutto il negozio di Bellante, che è diciamo lo showroom più grande dove riusciamo a soddisfare le esigenze di tutti i clienti. Quindi venite da Di Paolo perché trovate tutto e riusciamo a soddisfarvi sotto tutti gli aspetti. Oltre all'assortimento offriamo un'ottima progettazione, quindi una consulenza d'arredo, e poi una volta realizzato tutto il progetto abbiamo delle squadre professionali di montaggio che riescono a completare l'opera di tutto l'arredo che si va a realizzare. Anche il post vendita, diciamo, riusciamo a dare una sicurezza ai clienti per qualsiasi situazione, siamo presenti. Perché arredare la casa con Di Paolo Arredamenti? Diciamo che l'attività è da 50 anni che va avanti e quindi è un mix di un po' di tutto, di serietà, di professionalità, di impegno soprattutto al lavoro. Siamo sempre vicini ai nostri clienti e la nostra missione è quella di far rimanere sempre contento il cliente, per cui gli diamo una sicurezza a 360 gradi, almeno ci proviamo. Thank you.
Laura Camaioni, assessore alle attività produttive del comune di San Benedetto del Tronto. Dall'Abruzzo, una grande azienda che si affaccia nelle Marche e sceglie la vostra città. Sono molto felice di questa nuova apertura, più che altro perché in questo periodo storico molto difficile fa sempre piacere vedere nuove attività che aprono. E sono molto felice anche che dall'Abruzzo finalmente ci sia questa apertura, per cui tanti complimenti e un grandissimo in bocca al lupo. Questo nuovo negozio che apre in questa zona di passaggio ci fa molto piacere, più che altro perché oltre al livello altissimo di qualità dei mobili rende un servizio ulteriore alla nostra cittadinanza. Ciao, io sono Monia, lui è Christopher e siamo due progettisti per l'azienda di Paolo. E lavorare in questa azienda è sicuramente molto stimolante, un po' per la tipologia di prodotti che trattiamo. Abbiamo le più grandi aziende sul mercato nel campo dell'arredamento e questo è il nostro quarto punto vendita. Gli altri tre sono in Abruzzo, la sede è a Bellante e questa è una nuova sfida nelle Marche per noi, perché sappiamo che il cliente marchigiano è un cliente molto esigente. Ma noi siamo sicuri di fare bene e di accontentare un po' tutte le richieste del mercato sanbenedettese e non solo. Vi aspettiamo nel nostro punto vendita, che è in via della Liberazione 16 a San Benedetto. E qui troverete appunto me e Christopher, tantissimi prodotti in esposizione e sicuramente la soluzione migliore per il vostro arredo. Antonio Spazzafumo, primo cittadino di San Benedetto del Tronto. Oggi un'altra realtà commerciale è arrivata nel vostro comune. Sì, sì, diciamo che c'è una buonissima attività, una bellissima attività che apre a San Benedetto del Tronto, un imprenditore che ha deciso di investire su San Benedetto del Tronto. Come ho già detto poco fa, San Benedetto del Tronto è sempre una città che richiama attenzione e siamo contenti che ci siano imprenditori come Di Paolo che hanno deciso di investire su San Benedetto. Soprattutto in questo periodo storico è davvero coraggioso aprire un nuovo punto vendita. Diciamo che in un periodo soprattutto a ridosso del lockdown, ma dove ancora la pandemia non ci ha abbandonato, aprire un'attività nuova ci vuole veramente tanto coraggio. Però le persone lungimiranti che hanno visioni poi sanno capire, sanno cogliere anche gli attimi giusti per decidere di aprire un'attività nuova. Beh, sicuramente sapere che un imprenditore abruzzese decide di voler investire su San Benedetto, quindi oltrepassare il confine abruzzese e iniziare a guardare il mercato marchigiano, quindi a ridosso dell'Abruzzo, vuol dire che modalmente le prospettive di crescita che hanno in mente sono alte. Io glielo auguro, perché comunque chi è che investe come hanno investito, nel modo come hanno investito qui nella città, meritano poi di avere delle buonissime e delle bellissime fortune.
Tanti ospiti presenti all'inaugurazione di questo nuovo punto vendita e non poteva mancare un amico dei fratelli Di Paolo, il campione Marco Materazzi. Allora, un saluto a tutti quanti, qui a San Benedetto, e un in bocca al lupo di cuore a Orazio e Roberto per questa nuova avventura. Ciao!